Ma che bontà queste patate ripiene con specche e scamorza filante. Lavate le patate e fatele cuocere, potete lessarle oppure farle cuocere in forno. Quando saranno pronte, tagliate la calotta superiore, scavate le patate con uno scavino e versate la polpa in una ciotola. Aggiungete un pizzico di sale, del pepe e un goccio d'olio. Tagliate poi la scamorza a piccoli pezzi e anche lo speck. Versate lo speck e il formaggio nella ciotola con le patate e mescolate bene. Riempite poi le patate con questo ripieno. Versate un filo d'olio in una pirofila, aggiungete le patate che avete appena riempito, regolate di sale e di pepe. Coprite poi le patate con la sua calotta. Se vi fosse avanzato del ripieno, aggiungetelo nella teglia. Fatelo cuocere in forno statico già caldo a 180 gradi per 10-15 minuti, oppure in friggitrice ad aria a 200 gradi per 5 minuti. Sono super filanti, gustose e molto facili da fare, e se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu.